Benvenuti sul mio canale. Oggi voglio registrare per voi un video velocissimo che riguarda il piccolo shopping che ho fatto in questo ultimo periodo. Non penso di aver preso tutto, sinceramente, perché mi sembra un po' pochino, però visto che alcune cose l'ho già iniziata ad utilizzare, altre le volevo appunto usare, mi è sembrato carino farvi il video per farvi vedere cosa ho preso. Allora iniziamo dallo shopping dell'abbigliamento. Questo sarà un haul un po' misto. Ho preso cose sia di make up che di casa che di abbigliamento. Allora iniziamo subito. Sono stata da Chiavi, principalmente da CEA, da Zara per quanto riguarda l'abbigliamento, e poi vediamo dove sono stata negli altri posti. Allora voglio iniziare subito con lo shopping piccolo che ho fatto da Chiavi. È stato, allora, ho preso questo maglioncino grigio e ha il collo rifinito praticamente nel collo con insieme il pelle. Poi ha la manica a tre quarti, viene lungo così, davanti è un po' più corto e dietro leggermente più lungo, e ha questi due spacchi laterali. Molto semplice, molto basic per tutti i giorni. Mi piaceva la rifinitura insieme il pelle, carino. Poi ho preso, aspettate, questi sacchetti. Poi l'ultima cosa che ho preso, sono veramente poco, sono stati questi stivaletti a 20 euro. E io per 20 euro, sinceramente, uno stivaletto così, tra l'altro comodissimo, non ce l'avevo. Questo è color cammello, ha il tacco abbastanza alto, però è di quelli larghi, quindi è anche abbastanza comodo. Ha leggermente davanti la punta arrotondata e, ribadisco, per 20 euro non me li sono lasciata scappare. Questo è stato quello che ho preso. Poi da H&M ho comprato questo vestitino molto carino, praticamente fatto così, col collo alla coreana, che ha tutti i bottoncini che si allacciano da qua fino a qua sotto. È tutto fatto con i bottoncini, non so se li riuscite a vedere, ecco i bottoncini. Ha le maniche lunghe arricciate e poi finisce lungo, arriverà sopra il ginocchio, e ha anche una cinturina da allacciare. Lo trovo molto carino, molto elegante, molto semplice. Questo qua con un paio di décolleté, anche con un tronchetto, per me stanno molto bene. Poi da CEA ho comprato soltanto due cose. Allora, ho comprato questo piumino, adesso magari se l'avessi sistemate le cose l'avreste viste un po' meglio. Allora, questo piumino nero, semplice, maniche, è corto, è di quelli corti. Mi è piaciuto perché, come sta indosso, quindi al collo leggermente alzato, molto semplice, però ce l'avevo lungo, volevo un giubbino un po' più sportivo, tra virgolette, da mettere tutti i giorni con i jeans e le scarpe da ginnastica. Quindi questo qui, nero. E poi ho preso un altro maglioncino. Aspettate un attimo che mi si è incastrato in mezzo alla gruccia. Questo perché le cose non me le preparo prima. Ed è anche al rovescio. No, ma non te le preparare le cose, perché mai? Vabbè, insomma, ho preso questo maglioncino così, color borgogna, e nero, che praticamente ha sotto la parte finale che sembra avere una camicia di seta. Questo qua ha la manica lunga, molto semplice anche questo, però molto carino secondo me, anche perché poi per 15 euro, io penso, no, di aver fatto un ottimo affare. Allora, da Zara, un attimo anche li prendo. Poi ho comprato questi bellissimi stivaletti, anche questi qua sono molto carini, sono semplici, però hanno il tacco anch'esso più basso rispetto a quello di prima, hanno sempre la pianta larga, qua sono fatti in camoscio e qui sono in simil pelle, e mi è piaciuto molto il dettaglio della cerniera dorata qua di lato. Questi qua li trovo molto carini, li ho pagati 39,90, quindi per 39,90 euro si può fare.
Allora, passiamo alle cose che ho acquistato per la casa. Allora, poi sono stata da Maison du Monde e ho acquistato, mi pare, soltanto una cosa, sì, che è questo portacandele con praticamente scritto home. E qui ci vanno le candeline, queste qua piccoline. E questo qua mi piace molto la sera quando ci sono tutte le luci spente che guardiamo la televisione, ogni tanto quando riusciamo, perché con i bambini è un po' impossibile. Mi piace che con le candeline si illumina la scritta home e quindi l'ho trovato molto carino. Poi basta, di casa mi pare che non ho acquistato nient'altro, mi pare di no. Ah no, scusate, di casa ho comprato le tre Yankee Candle, cioè come ho fatto a dimenticarmele. Allora, queste tre giare piccole ho acquistato. Allora, nello specifico questa qua è la Christmas Cookie, tra l'altro è l'unica candela di Natale che mi piaceva, tutte le altre avevano dei sapori troppo forti, troppo speziati, con la di cannella, alcune sapevano addirittura di incenso. Sono delle profumazioni che a me non piacciono assolutamente. Anzi, tra l'altro queste qua che ho preso, alcune, questo qua Christmas Cookie sa proprio di biscotto, biscotto alla vaniglia. Questo qua è molto buono, sa proprio di biscotto, di quando devi quei biscotti appena sfornati. Ma sono sicura che secondo me mi verrà il mal di testa, perché mi piacciono sempre tantissimo le candele di Yankee Candle, però poi alla fine quando le vado ad utilizzare un po', devo dire la verità, che mi fanno venire il mal di testa. Adesso questa qua mi sembra molto delicata come profumazione, vi dico la verità. Non l'ho ancora accesa, è ancora intatta. Il packaging è molto carino, mi ricorda tantissimo il Natale, è una festa che io tra l'altro adoro. E forse per me avrei già fatto l'albero di Natale dal mese di agosto. E niente, vi farò sapere se questa mi piace. Il profumo è veramente buono, di vaniglia e biscotti, buonissima. La seconda che ho acquistato è stata questa qua, che è la mia preferita, ed è la Soft Blanket. Questa qua è veramente qualcosa di spettacolare, è quel fresco pulito che non mi stanca mai. Io questa qua ve la consiglio, se non l'avete mai utilizzato, non l'avete mai sentita e vi capita di andare da Yankee Candle, assolutamente provatela, perché è qualcosa di fenomenale. Io questa qua la accendo spesso quando faccio le pulizie di casa, per dare un profumo in più alla casa. E l'ultima che ho acquistato è stata questa, che è la Moroccan Argan Oil. Questa qua è veramente buonissima. Oddio, scusate, questa qua l'ho accesa, tra l'altro l'ho provata prima, infatti vedete che è un po' nera. Questa qua è molto dolce, ma quel dolce delicato, quel dolce che non stomaca, è veramente molto buona. Poi il colore lo trovo veramente bellissimo, adatto a questa stagione autunnale, quindi questa è buonissima. Allora, poi ho acquistato prodotti beauty, facciamo. Ho acquistato il mio profumo preferito, questo qua è Alien di Thierry Mugler. Io non so se voi l'avete mai utilizzato, io questo qua lo uso praticamente, saranno 10 anni e non lo abbandono mai. È veramente buonissimo. Il profumo sinceramente non ve lo so descrivere. È un profumo dolce, persistente, ma di quelli è indescrivibile. È veramente il profumo più buono che abbia mai sentito in tutta la mia vita, giuro. Poi ho fatto un giro da Essence e ho comprato questo blush, Matte Touch Blush, è del colore 10, Peach Me Up, ed è questo colore bellissimo, color pesca. Allora, il colore sinceramente sulla mia pelle non si vede moltissimo, non so se voi lo riuscite a vedere, quindi l'ho comprato, ma sinceramente non lo sto utilizzando perché è quasi impercettibile. Il colore però è veramente bellissimo, nulla da dire. Vediamo se... aspetto che mi sbianco ancora un pochettino e poi magari riuscirò ad utilizzare. Allora, poi ho comprato anche questo... il packaging mi è piaciuto tantissimo. È questo lucida labbra, io l'ho preso nella colorazione 01 Color Party. E niente, questo qua mi piace abbastanza. Vedete, ha il pennellino fatto così piatto. Il colore... è questo rosa, non è comunque così come lo vedete, è un po' meno forte. Questo mi piace abbastanza, è stato un buon acquisto. I prezzi sinceramente non me li ricordo, ma i prezzi di Essence sono dei prezzi comunque bassi, non sono niente di che. E poi ho ricomprato la Essence All About Matte, che è praticamente la cipria, la versione compatta della cipria che vi ho fatto vedere nel video dei prodotti finiti. Quella in polvere libera, questa è quella compatta, e quella trasparente
che voi quando poi stendete sul viso opacizza senza lasciare alcun tipo di colore. Quindi questa buonissima, l'ho trovata e l'ho presa. L'ultima cosa che vi voglio far vedere è un prodotto che ho utilizzato, che ho acquistato per i capelli. È praticamente questo ed è semplicemente la spazzola, quella elettrica. Questa qua è della Conic, penso che si legga. È praticamente composta da, aspettate che ve la apro, comunque da questa parte, praticamente il phon, poi ha 5 testine. Ogni testina, se riesco ad aprirla senza farla cadere, ha uno specifico compito. Adesso la apro e ve la faccio vedere subito. Dentro la trovate così. Questa parte è la parte, quella che voi accendete, dentro la quale inserite le varie spazzole. Non fate altro che fare così, girare, e la spazzola è pronta per l'utilizzo. Questa qua tra l'altro ha anche le setole che rientrano. Sinceramente non riesco a capire il motivo. Tra l'altro è l'unica poi che ha questo sistema, vabbè, lo scoprirò. Questa qua praticamente serve per lisciare i capelli. Tutte le altre invece, tutte le altre quattro servono, ho visto, per creare boccoli o addirittura dei riccioli. Sono queste qua. Io ho già provato ad utilizzare quella che ho montato e mi piace veramente molto. Quindi guardate, l'ho pagata veramente pochissimo. L'ho pagata 24,90 e io credo che per un prodotto del genere alla fine non è che debba fare chissà che cosa, non sono una parrucchiera, quindi posso tranquillamente utilizzare un prodotto di questo tipo, un prodotto un po' più commerciale. Mi è sembrata un'ottima opportunità per me, che sono un po' che non sono capace ad utilizzare la spazzola e volevo darmi un tono un po' più carino. E niente, mi pare di avervi fatto vedere tutto quanto. Intanto scusate, ma io mi sto guardando intorno per vedere se ho dimenticato qualcosa. Mi pare di no, però spero di avervi fatto vedere tutto. Quindi io vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!